primo haul di tutto quello che ho comprato con i saldi. Comunque, cioè, le buste di Bershka si riducono a questa maniera, non è normale. Ma cominciamo subito. Allora, ho preso questa gonnellina di jeans che avevo visto proprio qui su TikTok. La volevo da tanto tempo e l'ho trovata in saldo da 26 a 13, quindi proprio la metà, bellissima. Poi ho preso un'altra gonna di jeans, questa volta lunga, perché era un capo che non avevo nell'armadio e ho visto su Pinterest un sacco di outfit fighi da fare. E anche questa mi pare che da 30 costasse 16 all'incirca, si è staccato il cartellino. Carinissima. Ah, comunque, se volete vedere tutte queste cose indossate, ho già mandato le foto sul mio canale. Sempre da Bershka ho preso questo vestito lungo, un po' stile Skims, Kim Kardashian, perché diciamo evidenzia bene tutte le forme. Anche questo l'ho pagato da 22 o 23, 13. È tutto da stirare però perché è tutto stropicciato. Sempre da Bershka però al reparto maschi, perché stavo cercando qualcosa per il mio fidanzato e poi invece alla fine ho trovato per me, ho preso questa magliettina, anche questa era un capo che nel mio armadio mancava e ho in mente un outfit che spacca, e l'ho pagata da 23,13. E infine un altro vestitino che tra l'altro avevo visto quest'estate quando era appena uscito, l'ho ritrovato in saldo, ho detto vabbè magari prendiamolo, con l'abbronzatura sta bene. Questo era l'unico capo che avevo un po' il dubbio se rendere oppure no, cioè se fare il reso, e questo da 26 l'ho pagato 13, quindi anche questo il 50%, molto carino. Poi passiamo a Sweet Benedict, che è un negozio dove non compravo quasi mai, ma ultimamente sto proprio in fissa perché trovo delle cose carine. Vabbè, in questa busta c'è un'altra cosa. Comunque, allora, ho preso questa magliettina che l'ho pagata all'incirca 19, poi ho preso un'altra magliettina, mi fanno letteralmente impazzire, anche con queste ho degli outfit in mente, anche questa l'ho pagata 19, in sconto da 25 stavano queste magliettine così molto carine, e questa felpa che cercavo veramente da tanto tempo, mi è cascato lo scontrino. Da tanto tempo, eccola qui, tipo Italia, vabbè anche questa voglio farci un outfit, e l'ho pagata da 50-40, molto carina, mi dà un po' uno stile American vibes. Passiamo all'ultima busta di Zara, e da Zara in realtà ho semplicemente speso un buono che mi avevano regalato a Natale, e ho preso due cosine, ovvero questo giacchettino bomber che avevo visto tanto tanto tanto, alle spalline imbottite e mi piace, e stava in uno sconto incredibile perché costava 60 e l'ho pagato 25, tipo una cosa del genere, ovviamente super sconto, non so perché, non è rotto, quindi tipo. E poi non in sconto invece ho preso questo pantagonna che io utilizzo tantissimo, infatti il mio si è rotto e quindi l'ho ricomprato, mi si è rotta la cerniera, e questo vabbè non era in saldo perché è nuova collezione e costa 26, molto carino. Comunque fatemi sapere con quale capo vorreste vedere un outfit creato, perché ne ho tantissimi in mente. E tra l'altro oggi torno a fare shopping, quindi vi aspetto nel mio canale per tutti i consigli. Ciao! Haul al volo di quello che ho comprato questo fine settimana, anche l'ultimo perché devo cominciare a risparmiare, basta! Partiamo da Sephora, niente di che, mi serviva giusto un rifornimento. In realtà ci ho messo pure questo che ho preso da Nicotà, il mio shampoo secco preferito. E passiamo realmente a Sephora, dove ho preso il mio contouring preferito, lo sapete, l'avevo pure finito, Amber di Fenty. Io lo amo, non posso vivere senza. Da Pull&Bear ho trovato due cose che secondo me erano molto convenienti, quindi non potevo lasciarle lì ovviamente, e parlo di questi vestitini basici fatti così a canottierina, corti, perché io la scorsa estate l'avevo preso verde, l'ho utilizzato tantissimo, e da 13 stavano a 8, quindi l'ho preso sia nero che bianco, erano proprio l'ultima S disponibile di entrambi, perché sono sicura che in estate li utilizzerò tantissimo. Bershka è un negozio che mi fa fare solo tanti danni, perché io entro lì e non riesco proprio ad uscire senza buste. Questa volta mi sono presa questa borsa, che l'avevo vista già quando non era in saldo, mi piaceva, non ho nulla di oro, quindi potrebbe essere un inizio carino, non so, mi piaceva. Magari a voi non piace, comunque sia, da 20 costava 13. Poi c'era lui, questo vestito retinato che io utilizzerei più tipo come copricostume, che è tutto svaroscato,
E perché l'ho preso? Perché era in super saldo, non in saldo, perché costava 70 e l'ho pagato 20. Cioè, già mi sento di bigia con questo qua sopra il costume, lunghi, madonna, bellissimo. Poi brilla da morire. Cioè, Ushuaia, arrivo. E sempre da Bershka, anche questa magliettina fatta così davanti e così dietro. Anche questa la immagino come copricostume, sono sincera. E da 20 costava 13. Ho un pantaloncino molto simile come copricostume, quindi questa è carina. Per finire sono andata da Stradivarius e finalmente ho preso i jeans super virali qui su TikTok, ovvero i D92. L'ho preso sia nero, così, chiaro, bellissimo questo. Fatemi sapere se volete un video a parte dove li faccio vedere indossati, perché veramente sono super virali. E poi, sempre da Stradivarius, visto che questo sarà l'anno del leopardato, ho trovato questa magliettina che stava proprio in saldo, a 7 euro, esatto, e l'ho presa e voglio crearci un outfit per il prossimo weekend, se esco, se faccio qualcosa. E quasi dimenticavo che da Bershka ho preso anche questi orecchini super virali, lo sapete, e questi qua con gli Swarovski in particolare mi piacevano proprio da abbinare su questa maglietta. In realtà io sono winter, quindi non dovrei mettere l'oro, però comunque mi piacevano un sacco. E questo è il mio haul, ciao!